O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'albero della vita si è manifestato nella croce del Signore. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti. Ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai. Riusciranno tutte le sue opere. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'albero della vita si è manifestato nella croce del Signore. Parola di Dio al suo Cristo. Io ti ho costituito re su tutti i popoli. Perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli? Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia. Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami. Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore. Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno. Io l'ho costituito mio sovrano, sul Sion, mio santo monte. Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla
le frantumerai. E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi, giudici della terra, servite Dio con timore e con tremore esultate, che non si sdegni e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira, beato chi in lui si rifugia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio al suo Cristo, io ti ho costituito re su tutti i popoli. Tu sei la mia difesa, Signore, tu sei la mia gloria. Signore, quanti sono i miei oppressori? Molti contro di me insorgono, molti di me vanno dicendo: neppure Dio lo salva. Ma tu, Signore, sei mia difesa. Tu sei mia gloria e sollevi il mio capo. Al Signore innalzo la mia voce e mi risponde dal suo monte santo. Io mi corico e mi addormento. Mi sveglio perché il Signore mi sostiene. Non temo la moltitudine di genti che contro di me si accampano. Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. Hai colpito sulla guancia i miei nemici, hai spezzato i denti ai peccatori. Del Signore è la salvezza, sul tuo popolo la tua benedizione. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei la mia difesa, Signore, tu sei la mia gloria. Chi osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Dalla lettera agli Ebrei. Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Questo Figlio, che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e sostiene tutto con la potenza della sua parola, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, si è assiso alla destra della maestà nell'alto dei cieli ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? E ancora: io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio? E di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio. E mentre degli angeli dice: è lui che fa i suoi angeli come venti e i suoi ministri come fiamma di fuoco. Del Figlio invece afferma: il tuo trono, o Dio, sta in eterno. E scettro d'equità è lo scettro del tuo regno. Hai amato la giustizia e odiato l'iniquità. Perciò ti unse Dio, il tuo Dio, con olio di esultanza più dei tuoi compagni. E ancora: tu, Signore, da principio hai fondato la terra e opera delle tue mani sono i cieli. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito. Come un mantello li avvolgerai, come un abito, e saranno cambiati. Ma tu rimarrai lo stesso, e gli anni tuoi non avranno fine. A quale degli angeli poi ha mai detto: siedi alla mia destra, finché io non abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi?
Non sono essi tutti spiriti incaricati di un ministero, inviati per servire coloro che devono entrare in possesso della salvezza? Proprio per questo bisogna che ci applichiamo con maggiore impegno alle cose udite per non essere sospinti fuori rotta. Se infatti la parola trasmessa per mezzo degli angeli si è dimostrata salda e ogni trasgressione e disobbedienza ha ricevuto una giusta punizione, come potremmo noi sottrarci al castigo se trascuriamo una salvezza così grande? Questa infatti, dopo essere stata promulgata all'inizio dal Signore, è stata confermata in mezzo a noi da quelli che l'avevano udita, mentre Dio convalidava la loro testimonianza con segni e prodigi e miracoli d'ogni genere e doni dello Spirito Santo, distribuiti secondo la sua volontà. Cristo Gesù, che è irradiazione della gloria del Padre e impronta della sua sostanza, sostiene tutto con la potenza della sua parola, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati. Ora siede alla destra di Dio nell'alto dei cieli. Autore e perfezionatore della fede, egli in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce. Ora siede alla destra di Dio nell'alto dei cieli. Dalle lettere pasquali di Santa Atanasio, Vescovo. Il Verbo, Cristo Signore, datosi a noi interamente, ci fa dono della sua visita. Egli promette di restarci ininterrottamente vicino. Per questo dice: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Egli è pastore, sommo sacerdote, via e porta, e come tale si rende presente nella celebrazione della solennità». Viene fra noi colui che era atteso, colui del quale San Paolo dice: «Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato». Si verifica anche ciò che dice il salmista: «O mia esultanza, liberami da coloro che mi circondano». Vera esultanza e vera solennità è quella che libera dai mali. Per conseguire questo bene, ognuno si comporti santamente e dentro di sé mediti nella pace e nel timore di Dio. Così facevano anche i santi. Mentre erano in vita, si sentivano nella gioia come in una continua festa. Uno di essi, il beato Davide, si alzava di notte non una volta sola, ma 7 volte, e con la preghiera si rendeva propizio Dio. Un altro, il grande Mosè, esultava con inni, cantava lodi per la vittoria riportata sul Faraone e su coloro che avevano oppresso gli ebrei. E altri ancora, con gioia incessante, attendevano al culto sacro, come Samuele e il profeta Elia. Per questo loro stile di vita, essi raggiunsero la libertà e ora fanno festa in cielo. Ripensano con gioia al loro pellegrinaggio terreno, capaci ormai di distinguere ciò che era figura e ciò che è divenuto finalmente realtà. Per prepararci come si conviene alla grande solennità, che cosa dobbiamo fare? Chi dobbiamo seguire come guida? Nessun altro certamente, o miei cari, se non colui che voi stessi chiamate come me, nostro Signore Gesù Cristo. Egli per l'appunto dice: «Io sono la via». Egli è colui che, al dire di San Giovanni, toglie il peccato del mondo. Egli purifica le nostre anime, come afferma il profeta Geremia. Fermatevi nelle strade e guardate, e state attenti a quale sia la via buona, e in essa troverete la rigenerazione delle vostre anime. Un tempo era il sangue dei capri e la cenere di un vitello ad aspergere quanti erano immondi. Serviva però solo a purificare il corpo. Ora invece, per la grazia del Verbo di Dio, ognuno viene purificato in modo completo nello Spirito. Se seguiremo Cristo, potremo sentirci già ora negli atri della Gerusalemme celeste e anticipare a pregustare anche la festa eterna. Così fecero gli apostoli,
costituiti maestri della grazia per i loro coetanei e anche per noi. Essi non fecero che seguire il Salvatore. Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Seguiamo anche noi il Signore, cioè imitiamolo, e così avremmo trovato il modo di celebrare la festa non soltanto esteriormente, ma nella maniera più fattiva, cioè non solo con le parole, ma anche con le opere. L'agnello senza macchia è entrato per noi come precursore. Divenuto sommo sacerdote per sempre al modo di Melchisedec, rimane sacerdote in eterno. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Divenuto sommo sacerdote per sempre al modo di Melchisedec, rimane sacerdote in eterno. Dominare, Dominare.
preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Signore, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.